Ciao Marco, come stai? Bene, Benissimo Marco, tu come stai? grazie. Grazie mille per essere qua. Abbiamo organizzato questa chiacchiera informale, così ci racconti un po' qual è la tua esperienza con Fisiodesk e come ci siamo conosciuti. Partiamo Assolutamente. subito. Grazie. E brevemente, puoi raccontarci chi sei, di dove sei, cosa fai nella vita? Così ci conosciamo un po'. Allora, io sono Marco Paciotta, sono fisioterapista e sono un terapista manuale. E sono assistente alla docenza presso il Master di Terapia Manuale di Bologna e ho uno studio riabilitativo di nome FisioMPT. È stato aperto recentemente e è stato aperto in concomitanza con la nascita anche del vostro gestionale, quindi per il quale comunque vi ringraziamo di averci coinvolto. Allora, come vi abbiamo conosciuti? È stata in realtà la vostra idea, se siete voi a coinvolgerci, ripeto, ne siamo enormemente grati, perché era la nascita di una nuova idea, no? Di un gestionale fatto in modo diverso, più funzionale, più malleabile e basato sulle esigenze dei fisioterapisti. Quindi, insomma, è nata questa collaborazione con la quale noi ci siamo trovati veramente, veramente bene e ripeto, per l'ennesima volta per la quale vi ringraziamo. Il gestionale è veramente bello, è utile, rapido, intuitivo e soprattutto la cosa che ho detto prima è malleabile, cioè cambia, si modifica, lo modificate voi chiaramente. E la cosa che personalmente mi piace di più è il fatto che in queste continue modifiche voi chiedete sempre il parere a noi utenti fondamentalmente, quindi le modifiche che vengono effettuate sono basate su quello che noi chiediamo. Ed è fantastico perché questo permette di creare un gestionale ad hoc su misura sulle esigenze dei terapisti, comunque sia degli utenti che lo utilizzano. Hai centrato un punto centrale del nostro modo di lavorare, cioè lavorare fianco a fianco con voi per far sì che le funzionalità che escono sono effettivamente quelle che vi servono e nel modo migliore. E tu l'hai visto crescere, dici, ormai quant'è Ma sì, che. ma è stato bellissimo in realtà, perché comunque è stato un coinvolgersi a vicenda, nel senso che chiaramente mi avete contattato, è stato un vedersi crescere a vicenda. Noi eravamo carichi per l'apertura del nostro studio, voi eravate carichi per il vostro progetto, quindi è stato sempre uno scambio di idee, uno scambio di pareri, siamo stati comunque tra i primi, sono i primi, non so, comunque a darvi supporto perché comunque vedervi giovani, vederci giovani, entrambi con una gran voglia, motivati a fare un qualcosa di diverso, è stato bene, cioè abbiamo capito il potenziale e ci siamo lanciati, ci siamo fidati semplicemente, abbiamo voluto vedere come andava ed è andata veramente bene. Mi fa molto molto piacere sentire queste parole, mi riempiono di gioia. Se posso andare un po' nel dettaglio, quali problematiche lavorative, quali esigenze nello specifico ti ha permesso di risolvere Fisiodesk? Allora, la problematica principale è stata il risparmio di tempo. Il risparmio di tempo è la caratteristica base. Poi diciamo che ci sono delle caratteristiche secondarie, comunque altrettanto importanti, per esempio l'invio delle informazioni nel sistema tessero sanitario, oppure anche la possibilità, nelle varie sezioni del gestionale, di avere una cartella clinica del paziente, appuntarsi le varie caratteristiche, no, quello che è il trattamento, della salute temporanea, insomma, che si sta esplicando e di quelle successive. Diciamo che però ciò che rende forte questo gestionale è semplicemente il risparmio di tempo che io ho riscontrato nel mio creare le fatture. Ogni volta dovevo comunque occuparmi di avere chiaramente tutti i dati del paziente, inserirli, salvarli e da lì spostarli nelle varie fatture, quindi ricreare una fattura da zero. E comunque è perdita di tempo il calcolo anche della fattura, le varie percentuali, la materia bollo, cioè sono tutte cose che sembrano una fesseria, però una volta creato, una volta fatto, il doverlo salvare da un formato, poi in PDF, da riprendere e inviarlo, sembra una fesseria che si fa 5 minuti, ma 5 minuti per ciascuna fattura è tanto tempo. Invece con il vostro gestionale, una volta salvato semplicemente il paziente, con il menu tendina, ci si mette veramente 30 secondi e soprattutto
una volta creato, dal gestionale stesso è possibile inviare la mail direttamente al paziente. Quindi si fa veramente poco. E per una persona come me che lavora tutto il giorno, tutti i giorni, risparmiare tempo è fondamentale. Assolutamente. Grazie mille. Allora, una domanda bonus, diciamo, sì, se possibile. Come vedi il futuro del tuo settore, della fisioterapia? Allora, dipende molto dagli ambiti, cercherò di darti una risposta generale. Perché? Perché io nello specifico mi occupo del disagio cervicale, in particolare sul trattamento delle cefalee. Sul trattamento delle cefalee, parlo per me, stanno facendo dei passi veramente da gigante con nuove sperimentazioni e nuove forme e modalità di trattamento. Anche quello che noi proponiamo, no? È una forma di trattamento di presa in carico del paziente che è diversa dalla solita prassi che di presa in carico del paziente. Però ti dico, parlando in generale, che il mondo della riabilitazione, noto dalle nuove generazioni, da chi si iscrive all'università, che da persone quindi che ho modo di conoscere, con quelle quali mi rapporto, anche con persone che hanno terminato l'università, quindi lavoratori che continuano a formarsi, come facciamo noi, c'è una maggiore attenzione sul concetto di formazione. Inizialmente il corso di fisioterapia non era neanche un corso di laurea, era un corso di formazione e basta, no? Era un diplomino, se vogliamo. Invece, con il passare degli anni, abbiamo fatto dei passi da gigante e le nuove generazioni si stanno portando moltissimo, hanno compreso l'importanza del formarsi e di una l'importanza del fare una fisioterapia basata sull'evidenza scientifica. Oggigiorno si stanno veramente tanto avanti con la ricerca, si stanno facendo dei passi da gigante e anche il mondo della fisioterapia sta cambiando. La cosa che, ripeto, mi piace molto è che questo cambiamento viene accolto molto bene dalle nuove generazioni, che sono molto più predisposte mentalmente ad un approccio magari anche diverso, anche più scientifico, se vogliamo. Quindi sembra che le cose stiano andando bene. Mi fa piacere sentire una panoramica generale sul tuo futuro. Sicuramente farà piacere anche a tutti i colleghi che guarderanno questa intervista. Un'ultima domanda: a chi consiglieresti Fisiodesk? Allora, chiaramente io sono di parte, sono un fisioterapista, lo consiglio ai fisioterapisti, ma poi se voi sarete, cioè se voi farete dei progressi nella strutturazione del gestionale, con il coinvolgere altri professionisti, altre categorie, questo non lo so, però per quello che riguarda me, per quello che riguarda la mia professione, assolutamente a tutti i fisioterapisti, chiaramente libri professionisti che emettono fattura, perché un libero professionista sa quanto è importante il tempo, specie un libero professionista che appunto lavora tutto il giorno. La gestione della creazione delle fatture spesso è una seccatura che viene fatta a fine giornata, che richiede comunque tempo e il doversi mettere ulteriormente al computer o sulla scrivania a farlo. Con Fisiodesk veramente si risparmia tantissimo tempo, quindi mi sento assolutamente di consigliarlo a tutti i fisioterapisti che conosco e a quelli che verranno. Marco, ti ringrazio davvero tanto. Grazie a voi. Grazie. Allora ti auguro una buona giornata, buon lavoro e continua a seguirci sul gruppo. Assolutamente. Buon lavoro a voi, ragazzi, e in bocca al lupo.